tanti monopolitani ma anche tanti turisti e forestieri. Quasi 20.000 le persone che sabato sera hanno gremito le banchine del porto di Monopoli per rivivere nel segno della tradizione il miracoloso approdo della Madonna della Madia. Sì, è un appuntamento a cui non si può mancare, anche perché insomma la devozione verso le nostre tradizioni è un appuntamento fisso. Bellissima giornata, anzi forse piuttosto calda, e attendiamo. Siete monopolitani? Sì, monopolitani. Quindi legati alla tradizione? Sì, sempre, veniamo qui ogni anno. Presenti sia d'estate che d'inverno? D'inverno qualche anno siamo mancati, però d'estate sempre. Di Monopoli? No, di Martina Franca. Ah, quindi da fuori per vedere l'approdo della Madonna? Sì. La prima volta che venite? No, siamo venuti anche l'anno scorso ed è stato molto bello. Cosa è piaciuto di questa festa? Tutto quello che si svolge qui, l'arrivo della Madonna, i fuochi. Un'atmosfera accogliente? Beh sì, diciamo che in questo paese è una festa sentita per i monopolitani. Turisti a Monopoli per vedere l'approdo della Madonna della Madia? Sì. Da dove venite? Dalla Francia. La prima volta che siete a Monopoli? Sì, a Monopoli sì. Quindi la prima volta che assistete a questo evento? La festa della Madonna, la vedere proprio così, sì. Sapete la storia, la leggenda della Madonna? Sì, c'è un zio che ci ha spiegato tutto. Sono di Monopoli, ogni anno si aspetta questo evento con molta gioia e entusiasmo. Un legame profondo e indissolubile è quello che lega i monopolitani alla propria protettrice, all'icona bizantina giunta quasi 900 anni fa dall'Oriente a bordo di una zattera. La nostra è una Madonna speciale, lo dico anche dal punto di vista della Odigitria, che è la Madonna che indica il cammino. È una delle più grandi che troviamo tra quelle che approdano sull'Adriatico, è una Madonna in cui sono ben determinati i caratteri orientali, sia se viene dall'opposta sponda adriatica, sia se viene dalle sponde della Terra Santa. Comunque è una icona che rappresenta dentro di sé il mistero dell'incarnazione, il mistero del Cristo. È la Madonna che si presenta con questo mantello, con questo volto, con questo sguardo e occhio che osserva chi è davanti a lei, e il Cristo è il Cristo che porta la luce, lo si vede dal suo imation, da come è vestita, così come la Madonna indossa il maforion, l'ampia mantella blu delle nobil donne, nello stesso tempo chiaramente della Madre del Signore. Una forte tradizione senza tempo né spazio, che due volte l'anno richiama i monopolitani al porto per rivivere con grande devozione il momento della miracolosa venuta. È un'occasione in cui tutta la città si ritrova al porto. Certo, questo è l'appuntamento del 14 di agosto, che non è quello originale. L'atmosfera, un po' anche il caldo della serata, non rende quello che invece è l'abbraccio che si fa sul mare, sul porto, la mattina alle 5, nei freddi dell'inverno, nei freddi del 16 dicembre. Si ricorda questo approdo. Il ricordare vuol dire anche riviverlo, renderlo partecipe oggi al presente, così come lo è stato nel 1117, e nello stesso tempo ricordare che c'è una madre che protegge, una Madonna. C'è una Madonna speciale che arriva in una città, la sceglie, arriva dal mare in questa notte o mattina particolare come quella del 16 dicembre. E qui avviene qualcosa di straordinario, di miracoloso. Sono le travi che completano la cattedrale e la protezione per la città, ma è soprattutto un cammino e un'occasione anche di contatto, di protezione, di confronto con la sua gente, con i suoi cittadini, con la sua Monopoli. Correva l'anno 1117 quando il vescovo Romualdo, non riuscendo ad ultimare la costruzione della chiesa romanica a causa della mancanza del legname necessario, invocò la Madonna. Madonna che la notte del 16 dicembre apparve tre volte in sogno al Pio Mercurio, finché questi riuscì a convincere il vescovo Romualdo a recarsi al porto. Suonarono a festa le campane e la gente accorse numerosa, perché qui, su una zattera del pregiato Pino d'Aleppo, trovarono l'icona dell'Odigitria, Vergine della Madia, che da allora divenne la protettrice di Monopoli. Si ripetono gli stessi gesti, qui non è che ci sia esattamente una storia precisa, perché i documenti del 1117 non ci sono, pare che le primissime fonti sono comunque del 1500, di certo ne parla il Glianes, recuperando probabilmente queste fonti, quindi siamo già inizi metà 600 e
da questa data si ripetono gli stessi gesti. Il vescovo che si avvicina, onora la Madonna con l'incenso, ricordando che Romualdo non era arrivato subito al porto, non credeva che la Madonna fosse al porto, quindi la Madonna in un certo qual modo attende e si fa attendere, si fa prendere, ha bisogno dell'incenso, ha bisogno di essere onorata. E poi ci sono queste travi, nei testi, nei documenti si leggono 30-33 travi, ma qua i numeri hanno un po' il significato che possono avere. Di certo è che comunque le travi, quelle di allora, sono le travi di oggi che in parte completano la capriata dell'attuale cattedrale, sono le travi che ancora oggi vediamo, sono travi che possiamo dire miracolose perché resistono ai secoli, resistono agli anni. I gesti sono quelli di Romualdo, quelli che oggi Monsignor Domenico Padovano compie, ricompie e si ripetono.